ArtCity 2020 è stata l'occasione per conoscere nuovi spazi, giovani artisti e collettivi. Con loro abbiamo parlato del rapporto tra arte, mercato e opportunità di crescita. Noi ci chiamiamo Attitude perché ci rifacciamo a una storica mostra di Harald Zeman che si chiamava appunto When Attitude Become Forms, dove si parlava dell'idea che l'arte non deve solo produrre oggetti, ma piuttosto produrre relazioni, produrre momenti di confronto per l'appunto, possibilità di dialogo tra artisti, pubblico e chi lavora in questo mondo. Quindi la dichiarazione è già nel titolo in qualche modo. Avere uno spazio, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, è sempre un grande vantaggio, perché comunque è un'opportunità di aprirsi agli altri e di avere, diciamo così, una forma anche di scambio che ti mette continuamente in discussione. Gli svantaggi, tra virgolette, di aprire una galleria sono sempre quelli di riuscire in ogni caso a crearsi un piccolo mercato, perché è chiaro che noi siamo indipendenti, quindi ci dobbiamo automantenere e più che altro dobbiamo dare redditività per gli artisti, che è una cosa essenziale. Non è certo un paese dove è semplice confrontarsi con la produzione della cultura, no? Come ben sappiamo tutti, i finanziamenti sono scarsi, c'è un mercato che è relativamente fiorente rispetto ad altri paesi, molto più basso, e più che altro c'è una scarsa attenzione ad un mercato che non è quello dei grandi collezionisti, ma quello magari del piccolo collezionista, dell'amatore, della persona che acquisterebbe anche solo per passione. Lavorare con i giovani è invece la grande chiave, perché apparentemente è più difficile, ma in realtà apre orizzonti diversi. Noi siamo al terzo anno dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e studiamo didattica e comunicazione dell'arte. E la grande opportunità che ci viene data nel collaborare all'interno di questo spazio è il fatto che possiamo applicare quello che stiamo studiando, quindi questo ci permette di avere un'ulteriore crescita e conoscenza in quello che stiamo facendo, ma allo stesso tempo, prima ancora di essere nel mondo del lavoro, e poterci correggere anche in tempo. Molto spesso quando si parla di lavorare con i giovani si pensa, come dire, in qualche modo di fare assistenzialismo, no? Cioè di aiutare i giovani, quando non la pensiamo assolutamente così, pensiamo che anzi sia per noi un enorme vantaggio, quindi l'abbiamo, diciamo, concretizzato in due modi: nell'invitare dei giovani curatori a lavorare con noi e nel prestare particolare attenzione agli artisti giovanissimi e giovani. L'occasione più grande ci è stata data con un format che abbiamo deciso di realizzare in galleria con cadenza annuale, che si chiamerà Le Pépinières. Pépinier in francese è colui o colei che si occupa di piantare dei semi nella terra e farli germogliare, ed è, ci è parsa una metafora molto appropriata per quello che sarà poi il compito del format, ovvero lavorare noi giovani curatrici con dei giovani artisti o degli esordienti proprio nella prima fase della loro formazione artistica. Attitude sarà sicuramente uno spazio di formazione, faremo workshop, seminari, conferenze, incontri, presentazioni di libri. In particolare quest'anno partiamo con una summer school in curatela, sempre destinata ai giovani, già laureati in questo caso, e anche questa volta la summer school avrà una tematica, cioè sarà un'esperienza di intensiva di 2 settimane dove verrà curato un evento reale, quindi alla fine ci sarà un evento pubblico fatto dai giovani partecipanti al corso, e quest'anno sarà dedicato a quella che viene definita ormai un po', diciamo, a livello internazionale difficult heritage, cioè tutto quello che ha a che vedere con le memorie difficili. Credo che sarà un'ottima occasione anche per una formazione orizzontale peer to peer che ci permetterà di arricchirci a vicenda, noi come curatrici e insieme agli artisti e al pubblico, creando sempre nuovi spazi di dialogo e di relazioni. Mi occupo dei canali, di gestire i canali social della galleria. Sto cercando di sviluppare una comunicazione che possa portare a fare rete, quindi passare dallo spazio digitale a quello reale. Quello che ci interesserebbe molto fare, che faremo, è sia ospitare mostre, sia provare a realizzare progetti dove noi siamo produttori di operazioni, di eventi artistici, specie di relazione, diciamo, anche con il pubblico, che si svolgano anche nel territorio. Quindi la relazione è una relazione di coproduzione, diciamo, creativa rispetto a questa cosa. Ovviamente ci teniamo sempre a dirlo, siamo una galleria d'arte, non siamo un museo, non siamo un'istituzione pubblica, quindi è inutile fare moralismi e dirci che non vogliamo vendere, che non vogliamo avere un'attività commerciale. Noi vogliamo vendere, vogliamo fare un'attività commerciale e trovare soldi per produrre gli artisti, perché bisogna cominciare a smettere di pensare che se si fa l'artista bisogna sempre fare un'altra attività, diciamo, alimentare. L'arte deve diventare la prima attività degli artisti e quindi dobbiamo noi prenderci carico di
di trovare le fonti economiche perché questo accada, perché è il nostro ruolo, è il nostro lavoro. Questa galleria, la Galleria B4 di Bologna, è nata nel gennaio del 2011. Era un'idea di Giorgio Celli, che è un entomologo di Bologna, che questo locale era suo e lui voleva aprire una galleria. Ci rivolgiamo principalmente all'artista, diciamo, emergente, non, anche giovane, ma quello che non ha che non ha possibilità, altre gallerie che magari non lo prendono, le fiere non lo prendono perché i suoi quadri costano troppo poco e non si guadagna. Il titolo di questa mostra è Le trame del vento. E il vento è in questo senso il messaggero di tante storie nelle quali possiamo esserci trovati anche noi. Indagare il mondo, raccontarlo attraverso la pittura è una cosa che mi porto sin da bambina. La mia strada era questa, la desideravo, la volevo, ma la mia famiglia non mi appoggiava. E quindi inizialmente il mio percorso è stato completamente diverso ed è proprio questo che cerco di trasferire anche ai ragazzi, cioè non dovete mai abbandonare i vostri sogni, dovete lottare perché è comunque importante perseguire quello che si desidera. Si comincia tutto dal proporre il proprio lavoro magari in un ambito concorsuale. La pittura secondo me oggi ha ancora molto da dire. E per un motivo molto semplice, rispetto a tutte le forme artistiche c'è una cosa che non può essere sostituita da altri e che la pittura ha, ed è la materia pittorica e la capacità di inseguire anche un errore. È quello che secondo me consente più di ogni altra cosa di avvicinarti a te stesso e al modo di vedere la realtà come la vedi tu, perché in quel momento, quando si verifica l'imprevisto e tu decidi di andargli dietro, stai scegliendo una possibilità. La collaborazione con Art City, vabbè, noi lo facciamo tutti gli anni, almeno mandiamo i comunicati stampa e facciamo così. Non è che siamo una piccola galleria. Non è che ci considerano più di tanto, insomma, non è che ci fanno gli articoli sui giornali, sulle cose. Abbiamo un po' questo rapporto un po' difficile. La Marsala District come collettivo si rivolge a giovani e non artisti e professionisti. Si è voluti andare a toccare anche quelle personalità molto giovani nel territorio bolognese che vogliono rapportarsi nel mondo dell'arte anche come curatori, organizzatori. Con le nostre idee andiamo ad invadere luoghi non comuni e andiamo ad invadere anche delle vere e proprie istituzioni, perché andandoci a proporre al Comune di Bologna per dei patrocini o andando proprio a rivolgerci alle commissioni di Bologna Design Week, Arte Fiera, con i nostri progetti è una vera e propria invasione. Ci affianchiamo anche a dei partner consistenti che possano far sì che effettivamente la realizzazione dell'opera stessa o dell'installazione abbia un senso compiuto. Marsala District è nato con me nel 2017 dopo un'esperienza che ho avuto di qualche anno dentro Maison 22. Volevo sperimentare anche linguaggi differenti o comunque attività che mi piacessero e che mi interessassero. Dopodiché ho capito che dovevo lavorare con altre persone e ho iniziato a lavorare con una ragazza, Liliana Donati, e insieme abbiamo fatto una proposta alla Bologna Design Week nel 2018 di attivazione di una via intera. Avevamo preso un po' l'ispirazione da quelli che erano i distretti a Milano durante il fuorisalone e abbiamo proposto di aprire insomma queste varie location all'interno di Via Marsala, di proporre delle mostre durante questa settimana, e da lì insomma è nato il nome Marsala District. Nel frattempo poi sempre durante questa Design Week sono venuti altri ragazzi che ci hanno conosciuto, hanno proposto insomma di lavorare con noi e quindi da lì siamo diventati già 5. Ogni nostro singolo progetto non si ferma e non muore soltanto in quell'anno in cui andiamo ad esporre, ma c'è un dialogo continuo durante l'anno, durante tutti i loro progetti noi cerchiamo di seguirli anche al di fuori di Bologna e in più ci siamo posti per alcuni artisti, come appunto vediamo con l'architetto Diego Repetto, ci siamo posti un po' come punto di riferimento sul
territorio di Bologna. Diego Repetto quest'anno ha portato un'installazione che era un tributo, diciamo, al genio e all'artista di Yves Klein. L'ospite era portato a rapportarsi con un'urna funeraria con all'interno un pigmento blu che stava a rappresentare appunto le ceneri dello stesso artista, mostrando appunto un video, e diciamo che è stato un momento di grande immersione anche per l'utente un po' meno abituato a ciò che era l'opera di Klein. Essere inseriti all'interno di cartelloni quali quello di Art City è abbastanza importante anche per poi ricevere quelli che sono patrocini piuttosto che riconoscimenti, e col fatto che noi puntiamo poi a portare i nostri progetti all'esterno della città o comunque anche fare delle seconde proposte, portarli in giro, è importante avere questi riconoscimenti, queste collaborazioni.